Bene amici, oggi è il 5 gennaio, finalmente un giorno lavorativo, finalmente i corrieri hanno ricominciato a consegnarmi i pacchi ed eccomi qua con un nuovo unboxing. Mittente Fabrizio Beep, non posso dire il cognome, perché dovete sapere che in questi giorni ho ripreso gusto a spulciare mercatini, a ricominciare a comprare a destra e a manca e a trattare sul prezzo, insomma c'erano parecchie cose che mi interessavano e le ho acquistate. Fabrizio mi ha fatto un pacco della Madonna, ragazzi, è impossibile da aprire, anche perché spedendo con le poste, con SDA, devo dire che è il corriere che mi ha perso più pacchi, meno male che l'ha fatto assicurato. Vediamo se riesco con la forza brutta ad aprirlo. Alla bestia, no, ce l'ho quasi fatta, diamogli un altro colpetto di forbice qua. E quindi vi dicevo, questo è il primo di una serie di telefoni che ho comprato qua e là. Insomma, le vacanze mi hanno fatto un po' male perché mi viene il click compulsivo quando mi annoio e faccio poco. Sono lì sul divano tra un tè caldo, un Lego che monto per mio figlio che Babbo Natale gliene ha portati 1000 e eccoci qua che speriamo di riuscire a aprire questo pacco. Unboxing che velocizzerà e ce l'ho fatta! Oh, mamma quanta fatica! Pro 5. Stiamo parlando di Meizu, un telefono che avevo provato per HDblog, ma era stata una prima impressione perché non aveva ancora la versione software definitiva, non aveva la Flyme 5 di produzione, questo invece ce l'ha, e allora subito a provarlo. Ciao!